studio di Venaus con Heidi Giuliani e Silvia Baraldini. Non hanno bisogno di presentazioni perché tutti sanno le loro lotte e la loro presenza all'interno delle lotte. E a loro intanto le ringraziamo per essere presenti, siamo contente di avere anche loro al nostro campeggio delle donne Notav e chiediamo loro come hanno conosciuto e come interpretano la nostra lotta Notav. Prima di tutto vorrei ringraziarvi a voi per averci invitato, perché venendo da Roma in particolare l'aria che si respira qui è un'aria positiva, un'aria di persone che stanno cercando di fare anche qualcosa di molto concreto, di cambiare il loro mondo, e secondo me è molto differente dall'aria che si respira a Roma. Heidi, che è stata in Parlamento, qualcosa ne sa? Non ricordiamo questa triste storia. Perché... E allora per noi, almeno per me, venire qui anche vedere insomma, in persona di quello di cui si è letto tanto, no? Perché poi c'è un po' di mistificazione di questa cosa, è molto molto importante. E vedere che la realtà è anche migliore di quello che uno si immagina, nel senso proprio del coinvolgimento delle persone, anche la bellezza del posto, devo dire, perché si parla molto di quanto questa valle è bella, però se uno non l'ha vista non è che ce l'ha proprio nella mente e negli occhi la bellezza di questa valle. Comunque, modestamente da parte mia è un po' di anni che quando vado in giro la gente mi chiede che penso dell'Italia, in un quadro abbastanza negativo parlo sempre dei punti che vedo positivi, e il punto che è rimasto molto positivo è quello della vostra lotta, della lotta dei Notav. Purtroppo secondo me bisogna veramente che a livello nazionale ci sia più solidarietà e più coinvolgimento, perché le forze contro di voi sono forze importanti, potenti. E io speravo opportunisticamente che la mancanza dei fondi, un po' come il ponte sullo stretto, sarebbe andata a vostro favore, ma sembra che hanno fatto una decisione politica e strategica che anche se non ci sono i soldi questo sa da fa, e purtroppo, e perciò voglio dire, secondo me bisogna pensare seriamente a come creare un cordone di solidarietà che vi permette a voi di andare avanti con quello che state facendo, e anche in qualche modo di allargare questa cosa a altri fronti. Io, come ho detto prima brevemente, sono stata un po' ottimista quando, nel periodo del cortile, no? Quando c'era la lotta anche a Vicenza contro la base americana, altre cose che stavano accadendo, e c'è stato questo tentativo appunto di riunire tutte le lotte che si svolgevano più. Adesso io non sono stata coinvolta direttamente, però ho notato che questo tentativo non è andato a buon fine, anche perché forse le lotte erano troppo differenti tra di loro e anche politicamente e ideologicamente differenti da loro. Però secondo me finché esiste questo, esiste la possibilità di cambiare delle cose e di andare avanti. Perciò. Sono stata in Valsusa molte volte, ma devo dire che prima di me c'è stato mio figlio, e quindi per me è particolarmente importante tornare ogni volta qui. Poi è soprattutto importante per le persone che ho incontrato qui, perché ogni movimento è formato da persone, e le belle persone che ho sempre incontrato in Valsusa sono importanti nella mia vita e nella mia anche capacità di continuare a sperare in qualche cosa. E non vedo altre realtà di lotta, di determinazione
simile a questa, purtroppo. E c'è sicuramente una voglia di un fervore, una voglia di smuovere le acque al sud. E, però ad esempio nella città in cui vivo sì, hai i compagni e le compagne che ti sostengono, hai, adesso poi che non c'è più Andrea Gallo, manca una voce fondamentale, perché solo lui sapeva dire sulla testa e sapeva dire bisogna lottare. Era l'unica voce ascoltata e l'unica voce che poteva alzare il tono della situazione, non cambiare la situazione, perché la situazione non è cambiata. C'è molta frammentazione, c'è molta divisione, c'è anche un senso di che cosa faremo domani. Oggi parlavamo con Silvia e con Paola e Silvia diceva giustamente finché la vecchia generazione non sarà politica, non sarà capace di fare un passo indietro, non riusciremo ad avere un rinnovamento perché non ci sarà spazio per i ragazzi e le ragazze per entrare e per avere una... D'altra parte io penso sempre che si ha bisogno del vecchio maestro, della vecchia maestra. Cioè è giusto uccidere il padre e la madre, però... C'è sempre bisogno del consigliere. Non tanto del consigliere, ma da chi trasmette le esperienze. Ecco, forse noi abbiamo avuto troppa frattura alla fine della resistenza, alla fine della guerra, quando qualcuno ha deciso anche per noi che non bisognava parlare più di quell'esperienza. Io credo invece che bisogna continuare a parlare di quell'esperienza, ma non in modo gentile, raccontandola per quella che è stata davvero, raccontando le lotte dure, raccontando gli sbagli, gli errori che ci sono stati naturalmente. E noi abbiamo avuto una frattura e questo ci ha impedito probabilmente di continuare una lotta che era già nella lotta partigiana e nella resistenza e che avrebbe potuto portare a un domani. Penso di essere molto responsabile, come tutti i miei coetanei, perché ci siamo illusi che questa nostra società fosse la migliore società possibile e quindi facevamo le lotte. Io ho lottato moltissimo nella scuola, e facevo anche i picchetti davanti alle fabbriche, ma insomma ognuno lottava per il suo pezzo, ma non c'è stata davvero una trasmissione di esperienze, di valori. Chi è vecchio come me forse può ricordare di un certo atteggiamento nei confronti dei partigiani che pure cercavano di raccontarci le loro esperienze. Per cui gli si diceva, sì va bene compagno, però adesso dobbiamo discutere dei problemi di oggi. È stato un errore imperdonabile, imperdonabile, anche perché poi la resistenza è stata fagocitata da una sinistra moderata che ha cancellato molti dei suoi valori. Ed è questo che ci ricordava Andrea Gallo tutte le volte quando parlava di lotta partigiana, di Costituzione, che è figlia della lotta partigiana, e di Costituzione che può anche avere dei limiti, ma che noi dobbiamo continuare a difendere
perché sicuramente quello che vogliono proporci è un'ulteriore limitazione di libertà individuale e di libertà collettiva anche. Ho parlato troppo, poi parlerà Paola. Volevo però posso aggiungere qualcosa? Sì, volevamo ricordare che anche oggi ho sentito qualcuno in televisione dire che erano molto pessimisti perché un paese come il Brasile, che aveva tante speranze, stava andando a scatafascio. Allora mi ha fatto pensare, vedi, io penso completamente l'opposto. Quello che sta accadendo in Brasile, in Turchia, in Egitto, a me mi dà ottimismo invece, perché penso che almeno c'è un ripensamento in tutta una serie di paesi che portano anche gente che sono media, borghesia, gente che non sono veramente tra i più poveri o solo lavoratori, a lottare per un'altra visione del mondo. E penso che forse anche quello che sta accadendo in valle fa parte in qualche modo di questo ripensamento, no? Che è stato molto discusso. Perciò in un strano modo, anche se in Italia le cose vanno veramente male, lo dico sempre, a livello internazionale le cose secondo me stanno cambiando in un modo che forse non ci potevamo neanche aspettare un anno fa, e questo mi rende invece molto positiva. È un po' parte di quello che stasera si parlerà, perché queste sono donne che hanno lottato in tutto il mondo in qualche modo, non hanno riconosciuto confini e non hanno riconosciuto sia confini nazionali ma anche confini di famiglia, confini di genere. Sono donne che hanno avuto in qualche modo il coraggio di mettere in atto quello che credevano, nel bene e nel male. Ecco, forse proprio quello che dicevo prima, di una certa visione della resistenza, ci aveva abituato a considerare il bene e il male. Da una parte stava il bene, dall'altra parte del ponte stava il male. Non è così semplice la realtà. E quello che sta accadendo in Brasile, anche se in modo molto diverso, in Turchia in modo molto diverso, in Egitto, eccetera, ci fa capire che non c'è il bene da una parte e il male dall'altra, ma ci sono tante situazioni che vanno confrontate, esaminate, e situazioni con cui dobbiamo comunque fare i conti. Prima volevo semplicemente aggiungere che questa sera, oltre al libro, vorremmo parlare dell'osservatorio repressione. L'osservatorio è nato nel 2007 come sito e semplicemente voleva raccogliere tutte le situazioni di repressione che esistono nel nostro paese e voleva denunciarle, quindi renderle chiare sotto gli occhi di tutti. 3 anni fa abbiamo deciso che non era sufficiente, non eravamo soddisfatti, e quindi abbiamo costituito un'associazione e ora come associazione vogliamo lanciare una campagna per depenalizzare le lotte sociali. E per carità, io sono una persona che il carcere non lo vorrebbe per nessuno, cioè credo che siano poche decine le persone che si possono pensare in un carcere, ci sono tra l'altro anche molte altre forme, ma soprattutto per le lotte sociali occorre sensibilizzare l'opinione pubblica, perché per rifarmi all'esperienza genovese,
che dei giovani uomini e delle giovani donne stiano in carcere per 10 o 15 anni senza aver fatto del male ad anima viva, mentre ci sono assassini, compreso quello di mio figlio, che vivono tranquillamente, liberamente, ecco, è una cosa che non si sopporta più. Oggi poi c'è un utilizzo del preventivo della repressione, no? Come minatorio, cioè stai attento che vai in galera, guarda, non ti permettere di protestare, perché è facilissimo che io ti denunci per... Beh, qui in Val di Susa ci sono centinaia oramai di denunciati, sappiamo, procedimenti, persone che sono state in galera. Infatti già avevamo tentato di organizzarlo per i capi espiatori del G8, ma ancora di più bisogna organizzare per i denunciati della Val Susa. Bisogna organizzare una forma di nazionale di sostegno e di sostegno sotto tutti i punti di vista, non solo quello economico, anche di sostegno psicologico, perché ricordo negli anni 70 si andava in galera, ma c'era anche un retroterra culturale per cui eri quasi preparato alla galera. Oggi ci sono, Silvia sorride, forse non si è mai preparato, no, alla galera. Era d'accordo, hai ragione, scusami. Ma qui ci sono ragazzini e ragazzine che sinceramente esprimono la loro opinione, sinceramente partecipano alle lotte e si trovano accusati di crimini orrendi, incredibili. E davvero questa è una macchina che prima o poi arriva e ti colpisce senza nessuna pietà, è una parola che non mi piace, ma senza verità. Nessuna verità. Verità, anche senza nessuna verità. Ecco, io vivo costantemente con la pena, perché per carità per tutti provo solidarietà e pena, ma permettetemi da mamma e da nonna ad avere un sentimento particolare per Ines Morasca. Ines Morasca è stata condannata a 10 anni, ha una bambina piccola e bontà loro hanno modificato questa condanna a una carcerazione, anziché al carcere, alla carcerazione domiciliare. Ma come fa una persona giovane che ha una bambina, tra l'altro, a vivere? Cioè, è da impazzire vivere chiusa fra 4 mura. Per che cosa? Qual è il suo reato? Noi conosciamo fior di signori in doppio petto che sono responsabili di reati enormi e che in galera o ai domiciliari non ci andranno mai. Ora, questa quantità di ingiustizia a un certo punto per me è insopportabile, per voi è insopportabile, eccetera, ma a un certo punto avrà, io credo, un'esplosione. Non si può sopportare così tanta ingiustizia. Non si può. Bene, ancora sono una stata cosa. Troppo lunga, no, ma tutt'altro. Volevo solo dire che questa, il caso di questa giovane donna non lo conosco, però voglio ricordare a tutti, sì, che Francesca Mambro, che ha avuto una bambina,
è stata rilasciata dal carcere per via di quella bambina e non è mai più ritornata. Perciò questo secondo me illustra in qualche modo anche la differenza del trattamento che vengono date a certe lotte e a certi individui. Non credo, forse non so se tutti nella valle, visto che andrà sul vostro sito, sanno chi è Francesca Mambro, ma era un membro dei NAR, un gruppo estremista di destra, sì, che è responsabile per l'uccisione di molte persone e in particolare condannata per la strage di Bologna, in cui sono state uccise 82 persone, perciò è molto molto... Ma anche Fioravanti. Sì, sì, bambina. Ma perché parlavamo, cioè, di bambina e di una persona... Anche Fioravanti, che non è una mamma. No, però... Ha goduto di... Comunque direi la differenza tra... Nessuno è pronto per il carcere, però c'è una differenza. Se uno arriva al carcere avendo preso tutta una serie di decisioni politiche in qualche modo, mettendo in conto che nello sviluppo di una lotta si può arrivare fino a quel punto. È un altro punto che se uno solo va a una manifestazione o esprime un'opinione, sì, che è sancita pure, diciamo, dalla Costituzione, cioè, tutto un botto si trova col foglio di via o con una situazione che hai descritto tu. Secondo me quella è una cosa differente, perciò io non ero pronta per il carcere, però non posso dire sinceramente che non ci avevo mai pensato che forse un giorno sarei finita lì, e faceva parte di un pensiero politico mio e anche collettivo. Penso che il problema che tu stai descrivendo è di un'altra cosa, è come le persone che sono andate, hanno scelto Genova per la loro prima manifestazione e si sono trovate giovani, io parlo persone giovani, anche conosciuto io non sono potuta andare perché ero agli arresti domiciliari, però sono andati a Genova, si sono trovati nel mezzo di questa cosa e sono tornati a casa completamente scioccate, e alcune di loro non sono mai di nuovo andate a una manifestazione. E secondo me è la stessa strategia, è il motivo per cui hanno fatto quello che hanno fatto. La strategia è quella di prevenire la partecipazione. Ti do completamente ragione, perciò lo sforzo che sta cercando di fare appunto l'associazione è molto importante e parla a quella che è stata una strategia internazionale, quella di criminalizzare le lotte sociali, no? A me non hanno mai detto ti abbiamo messo in carcere perché sei una rivoluzionaria, a me mi hanno detto tu stai in carcere per 40 anni perché hai commesso un reato, poi qual era il reato? No, un po' arzigogolare. Ancora una domanda, visto che questa sera parleremo della storia di donne che hanno pagato con la vita le loro scelte coraggiose, essere donna davanti alla repressione e nella lotta, perché per noi la nostra è anche una lotta di donne. Nella lotta Notav tantissime persone di tutte le età hanno trovato un senso, una collocazione e soprattutto una socialità che era venuta a mancare, perché questo mondo in cui stiamo vivendo è tutt'altro che un mondo che favorisce la socialità. E allora questo vorrei chiedervi, essere donna anche davanti appunto alla lotta, davanti alla repressione, tutte e due avete provato l'una e l'altra cosa, pagando anche duramente queste scelte coraggiose. Vuoi che vada io? Certo. No, per io sarò molto breve. Devo dire che prima di tutto, se non avessi partecipato al movimento negli Stati Uniti si chiamava il movimento di liberazione della donna, e qui si chiama molto di più il movimento femminista, non credo che sarei mai arrivata alle politiche a cui poi sono arrivata, perché è stato proprio attraverso accedere a quella consapevolezza che mi ha capacitato di guardare al mondo in un modo differente e mi ha dato anche la possibilità di pensare alla mia partecipazione come soggetto invece di oggetto di quella partecipazione. Perciò secondo me, per me almeno e credo per molte altre persone,
la partecipazione, l'identificazione e ripensare a me stessa come giovane donna a quei tempi è stato determinante e non avrei fatto le scelte politiche. Chiaramente quella all'interno del carcere è stata una cosa su cui la repressione ha molto giocato, perché come donne colpirci proprio in quello è uno strumento molto effettivo, molto efficace, direi. Due delle mie compagne di isolamento sono state stuprate dai poliziotti e secondo me quello è stato fatto per spargere terrore e anche lì quello che per noi era una forza è stata usata contro di noi ed è stato anche difficile come dire, riacquistare quell'equilibrio dove questa cosa che è successa, che è stata gravissima, non ha determinato il nostro pensiero, ma è stato anzi una cosa. Perciò direi che essere donna è una cosa a due tagli, positiva e negativa, almeno nella mia esperienza, tutte e due. Io sono stata fortunata. Io sono stata fino al 2001 più fortunata, nel senso che da ragazza, siccome mia madre non era italiana, ho goduto di una grande libertà, oltretutto ero l'ultima di quattro figli, per cui tutte le strade erano aperte dai fratelli prima di me. E sono stata una ragazza molto libera. A un certo punto liberamente ho deciso di diventare mamma, sono stata una ragazza madre, felicissima. E le mie lotte erano nella scuola come insegnante, erano come mamma, erano come persona di sinistra, persona comunista, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il 68. E lì, a proposito di contaminazione, io non capivo perché tra diversi gruppi di sinistra non si potesse lavorare e lottare insieme, perché io trovavo grandi affinità in molte direzioni, avevo amici di tutti i tipi, devo dire la verità. E comunque allevando due figli sono diventata la mamma, cioè quella che doveva assumere maggiore responsabilità, e quindi mentre il padre poteva fare politica, poteva uscire, poteva eccetera, e io non potevo. Io non potevo perché c'erano delle necessità, e quindi cominci a rinunciare a fare politica in un certo senso, ti tieni solamente la scuola, il sindacato, poi non ce la fai più neanche quello, eccetera. E fino al giorno in cui dopo molti anni mi sono sentita dire dal padre dei miei figli: taci tu che non sai niente, perché non fai niente. Come non faccio niente? E lì ho capito che tutta la mia libertà era una cosa che era nella mia testa, ma nella realtà si era poco a poco consumata. Ed è di questo che bisogna stare attenti. Poi io sono stata fortunata, nel senso che non sono mai stata violentata, che ho sempre incontrato anche compagni molto compagni meravigliosi. Infatti facevo parte di un gruppo femminista a Milano negli anni 70, a un certo punto me ne sono andata perché io dicevo: dobbiamo crescere tutti insieme. Se cresciamo solo noi, la parte femminile, poi non avremo più la possibilità di comprenderci. E vedo che oggi il movimento femminista ha cominciato a fare questo discorso: dobbiamo fare
la lotta in difesa dei diritti della donna o delle minoranze o delle persone omosessuali, eccetera, insieme, perché ecco, io ne ero già convinta allora, ma ho perso il filo. La tua domanda era un'altra. Era questo, essere donna nella lotta. Essere donna nella lotta. Poi devo dire la verità. Io sono dal 2001, sono la mamma di Carlo. Poi per qualcuno, per esempio per chi vive a Roma, per i compagni di una certa età, sono la sorella di Anna Gaggio, libraia dell'Uscita. Ecco, è una cosa che mi fa sentire molto... ho una nipotina di 4 anni e mezzo e quando lei mi dice qualche cosa io rispondo che io sono felicissima di essere una femmina, comunque, a prescindere. Probabilmente.